puntata di a tu per tu saluto david faltoni buonasera a tutti questa sera abbiamo una grande sportiva david io saluto chiara bazzoni la ringrazio molto di essere qui con noi buonasera una grazie a voi una grandissima, grandissima atleta di no? e... altissimo livello che ha retina di nascita, anche se vive cresce <ride> Eh, vicino, mettiamola così, a Sinalunga, vero? Bettolle. Bettolle Bet no. Veniamo a distinguere. Eh. <ride> I miei compaesani, <ride> magari. Uh, Vabbè, l'aria è questa, l'aria è la stessa, quindi siamo in questo contesto che Bellissimo, è il sì. suo terreno ideale. Eh, quindi penso tutta, tutta la vita che sei in mezzo alle piste, no? Mezzo. Sì, già mi allenavo ad Arezzo nella vecchia pista quando Ero molto molto giovane, eh, quindi ancora, quasi no? 20 anni fa <ride> e appena hanno inaugurato l'impianto sono tornata. Quindi ti alleni, comunque sei sempre gravitata su Arezzo come allenamento? Sì, come base prima c'era Torrita di Siena e poi Arezzo capitavo perché mi ricordo che lunedì era chiuso il campo a Torrita mentre ad Arezzo no, quindi venivo con quelli più grandi. Poi ho vissuto do, due anni e mezzo a Roma e quando sono tornata il campo di Turita non era più praticabile e quindi adesso mi alterno tra Arezzo e Montepulciano. Senti, eh, prima di parlare dei tuoi recenti successi direi proprio perché se ci ascolta qualche giovane o qualche genitore, ecco com'è che ti sei avvicinata all'atletica e soprattutto, vabbè, ti hai ottenuto grossi risultati quindi sarai soddisfatta di questa scelta. ma anche un consiglio, perché un giovane dovrebbe fare atletica e si dovrebbe avvicinare a questo ambiente? Ma io ho avuto la fortuna di avere un cugino che già praticava atletica leggera. Eh, facevo nuoto, non a livello agonistico, non avevo più questo grande interesse per il nuoto, e quindi lui mi ha portato nella pista di atletica. E da andarci così per divertimento, perché avevo solo dieci anni, sono passata. Arrivata fino ad oggi, quindi a fare due allenamenti al giorno. Ma io credo che l'atletica prima di tutto è la base di tutti gli sport. E il perché un giovane possa o debba magari avvicinarsi all'atletica è perché ci sono talmente tante specialità che ognuno può trovare la sua dimensione. Quindi mi viene da dire che anche il bambino al momento più paffutello, che forse non riesce a correre veloce, però nel lancio diciamo, del peso, che da piccoli si tratta di una pallina o del vortex, può sentirsi tra virgolette soddisfatto perché magari in quell'ambito è più forte di un altro, oppure c'è cioè, il salto in lungo. Insomma, talmente tante specialità eh, dove eh, ogni bambino può trovare la sua dimensione, oltre ad imparare quelle che sono le eh, attività motorie di base. Quando hai capito che questa passione poteva diventare molto di più, diventare l'aspetto no, principale della tua vita? Ma diciamo che forse è stato un po' tutto per caso: nel senso, mi viene da dire che qualche dote forse c'era. E, la, diciamo, il, uno dei primi risultati che poi mi hanno fatto avere ancora più voglia è stato quando da allieva a 16 anni ho partito partecipato ad un campionato italiano al quale fino a 15 giorni prima non avevo il tempo per poter partecipare e solo appunto all'ultima gara ho fatto questo minimo di partecipazione al limite proprio e per farla breve poi l'ho vinto questo campionato italiano quindi eh, ho capito che oltre non so se ad esserci qualità mh, fisiche c'era comunque eh, un, delle qualità, cioè mh, riuscivo a dare il meglio di me nelle gare quindi eh, si dice ad essere un atleta da gara e non da allenamento Senti eh... Come hai capito qual era la tua specializzazione nell'atletica? Avrai iniziato anche te un po' come tutti provando un po' tutto, facendo un po' tutto e poi come è venuta fuori? Sì, la da tua da piccolina facevo un po' tutto, si chiamavano delle gare triathlon che comprendevano spesso salti, corse brevi, corse lunghe, ostacoli. Poi la mia specializzazione è derivata dal fatto che la mia prima allenatrice allenasse gli ostacoli e la velocità. Quindi è stata un po' una specializzazione dovuta alle sue capacità che per fortuna poi si è rivelata azzeccata. Non so se in altre specialità avrei potuto eh, dare altrettanto oppure no. Quindi è stato da, da, dalle conoscenze, dalla specializzazione della mia allenatrice che erano ostacoli e velocità. Io infatti sono nata ostacolista e poi a causa di un infortunio nella velocità breve mi sono spostata ai 400, che è la gara dove ho trovato più soddisfazione. Toscana Atletica Empoli è stata una delle tue tappe no? eh, fondamentali. Che ricordo hai e che, che, che anni sono stati? Ma io tutt'oggi corro per la Toscana Atletica Empoli quando facciamo i cosiddetti CDS regionali e la finale nazionale a fine stagione. E è stata la mia seconda famiglia. L'atletica è uno sport individuale quindi io con loro mi ritrovavo e mi ritrovo esclusivamente alle gare eh, ma con loro mi sento a casa, mi hanno fatto sempre sentire una di casa e quando ogni volta ci incontriamo insomma, eh, adesso mi trattano un po' come una principessa e quindi eh, ne sono onorata ecco, di essere nata e cresciuta in quella società. Abbiamo parlato prima no, del di questo nuovo campo di atletica, eh, quanto può essere importante no, una struttura così che ad Arezzo mancava proprio per... Incentivare anche l'inizio di questa attività. Oggi, ad esempio, vediamo dei bambini, so che ce ne sono tantissimi che poi la frequentano, poi man mano che il pomeriggio va avanti. Ma torno a dire che l'atletica, secondo me, è uno degli sport che dovrebbe essere di base per i bambini, e quindi eh, vedo che c'è tanta partecipazione. E mi auguro che negli anni ce ne sia ancora di più. Per quanto riguarda un'atletica a livello eh, regionale, se non vogliamo anche nazionale, Arezzo è così eh, raggiungibile. Facilmente da talmente tante parti d'Italia che una struttura del genere potrebbe permettere anche eh, l'organizzazione di gare eh, di livello e quindi un pubblico che si appassioni sempre di più a questo sport. Il famoso turismo sportivo di cui abbiamo parlato in altre sì, trasmissioni. Sì, eh. sì, direi che quello che dice Chiara è Sacrosanto. Speriamo che le società retine ci si sta lavorando, devo dire, eh, che riescano a veramente a far diventare Arezzo un punto di riferimento perché. Come ha detto Chiara, io credo che l'atletica sia veramente, oltre che la base di tutti gli sport, ma uno dei, anche da un punto di vista proprio scenografico, uno degli sport più scenografici. Perché, comunque, eh, vedere un ambiente come questo in cui ci si svolgono contemporaneamente anche più gare. E, e veramente i gesti atletici de, di chi fa atletica sono qualcosa di, 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 di veramente particolare. Anche perché si pensa che la corsa sia la cosa più semplice che tutti riescano a fare, invece eh, ci accorgiamo sì. quando <ride> magari <ride> vediamo correre anche atleti di altri sport di livello che non, non sanno correre, quindi ah. eh, poterli vedere in un campo di atletica leggera secondo me è... <ride> Tante cose. E questo è interessante no? perché uno pensa appunto, vede altri sport che hanno anche la corsa insieme ovviamente ad altri tipi di, di tecnica, e, e quindi a volte tu diciamo ti accorgi osservandoli che magari c'è qualcosa che non va. Noi stessi va. facciamo degli allenamenti che sono sì. proprio esclusivamente di sì, tecnica sì, di corsa, sì. quindi significa che eh, più si corre meglio, più si va bene, più si va forti. E mi sono accorta nella mia esperienza che sono venuti ragazzi da altri sport, eh, agonistici addirittura, che li vedi correre e non, eh, è come se non avessero mai fatto sport. Eh, è normale che il gesto tecnico di ogni sport eh, viene allenato e quindi probabilmente questa è la conseguenza. Allora, sì, quello che dice è verissimo. E spesso la gente, si avvi questo non tanto nell'atletica all'interno dello stadio, ma l'atletica all'esterno, quindi la corsa su strada, e quindi le gare si chiamano non stadia, ma comunque tutta l'attività fuori da dallo stadio c'è molta gente che corre e non sa correre e, e spesso si fa male e spesso è anche sovrappeso che credo che sia un altro grosso problema per voler correre perché eh, bisogna sempre rendersi conto che eh, se si è in sovrappeso e si vuole correre e fare anche diversi chilometri per, per tutto questo spazio si porta dietro dei pesi. Eh, non si può immaginare quanto sia eh, il peso che atterra appunto sull'arto venendo dall'alto volando, correndo nel senso, mentre nel nuoto eh, non si porta quasi assolutamente il peso corporeo, quindi è meno pericoloso per gli infortuni. Eh, nella corsa invece <ride> è molto: bisogna ecco, anche saper correre e sì, ora non, non voglio andare a dire del peso o non peso perché ehm, poi magari ognuno riesce comunque a regolarsi da solo, insomma o avere un nutrizionista che lo segue. Però ecco, sicuramente eh, nella corsa eh, l, l, non, non ho la giusta misura scientifica, però ricade un, il peso del corpo su un arto che mi sembra sia tre volte quello che è il nostro il peso del cuore. Essere... Quindi il danno può essere. Elevato. Quindi, diciamo, chi ha e eh, volesse appunto, magari il problema di sovrappeso si deve avvicinare, magari con gradualità, essere seguito. No? Ma quello penso in tutte, tutte le cose: tutte le cose. <ride> nessuno fai da te e non, non funziona in nulla. Sì. sì, no, no, condivido pienamente che anche chi si vuole avvicinare così per diletto a correre fare, fa bene, farebbe bene a farsi seguire da qualcuno esperto. Allora io direi, ci vuoi dire qualcosa di te, della, come concili? Hai detto fai due allenamenti al giorno. E... Allora io sono un atleta professionista, nel senso che da 11 anni faccio parte di un corpo militare che è quello che in Italia permette a questi sport considerati minori eh, di poter avere appunto atleti. Eh, che facciano lo sport come lavoro perché non c'è tempo proprio per lavorare. Eh, quindi la mia giornata tipo sta nello svegliarmi la mattina alle 8, fare colazione, andare in palestra verso le 10, eh, tornare alle 12 a casa, pranzare e alle 14.30-15 essere in pista per fare il secondo allenamento di corsa. Più o meno questa è la giornata tipo, non tutte le giornate si svolgono così eh, e poi dopo l'allenamento capita dalle due alle tre volte a settimana di andare dal fisioterapista eh, in, per fare eh, massaggio o quant'altro sia in modo preventivo, quindi c'è una prevenzione piuttosto che la cura de, dell'infortunio. E... Senti tutti i giorni? Cioè, ti alleni tutti i giorni? Tutti Io i giorni, alleno, due volte al giorno? Allora, in pista faccio solo una volta al giorno, sì, da lunedì al sabato con la domenica di riposo. E in palestra almeno tre volte a settimana, poi dipende. E quindi, quando la domenica c'è le gare, riposi un giorno? Un sì, vabbè, lì c'è un'impostazione totalmente diversa di tutta la settimana e comunque anche il giorno prima tendenzialmente si tende a fare un allenamento leggero leggero per non avere il muscolo totalmente fermo oppure che abbia ancora le tossine dell'allenamento precedente ci fermiamo un secondo e poi continuiamo soprattutto nell'andare a scavare nei grandi risultati che Chiara ha ottenuto tra poco Seconda parte di eh, A Tu per Tu, questa sera dedicata a, allo sport, ma avete visto che abbiamo fatto dei discorsi anche che poi si ampliano anche agli stili di vita, e eccetera. Eh, il risultato, poi magari ricordiamo anche gli altri, ma il risultato tra tutti quelli che hai ottenuto eh, che più ricordi o che più quando ci pensi ti emozioni. Ma eh, probabilmente dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Londra pensavo che il risultato più grande non ci potesse essere. Poi in realtà un atleta è come se tendesse a dimenticare quello che ha fatto e ogni anno volesse raggiungere dei nuovi obiettivi. E non so se è perché è quello più recente o se perché davvero forse è il più bello. Eh, il risultato che, più, che ricordo con maggiore entusiasmo è la medaglia di bronzo che abbiamo ottenuto lo scorso anno agli europei di Amsterdam. E, oltre appunto alla gara, allo svolgersi della gara, però la cosa più emozionante è quando veramente prendi il tricolore nelle spalle, puoi fare il giro di gloria nello stadio dove tutti comunque ti acclamano e quando poi sali sul podio e ricevi la medaglia. Perché si dice che poi i record sono fatti per essere battuti, Però invece intanto. le medaglie restano. <ride> intanto quella ce l'abbiamo. E senti, ecco, questo, ovviamente, questo legame anche con l'Italia, questo fatto comunque di portare i colori dell'Italia, quanto, quanto lo senti? Ma eh, sicuramente ogni gara è come se fosse la prima. E poter portare ehm, appunto, la, la nostra nazione in giro per il mondo, per l'Europa, ehm, è una cosa indescrivibile perché paradossalmente senti un po' come la responsabilità eh, di fare quella cosa per gli altri, eh, ma allo stesso tempo è anche uno stimolo appunto, a voler fare meglio perché vuoi ehm, dare eh, gloria appunto, alla tua nazione. Senti, essere chiamati alle Olimpiadi e quindi far parte della squadra olimpica, vivere quei, quei momenti, come li chiamano, Casa Italia, uh -huh. tutto quello, ecco, che, che, che è quello? Belli, Credo che cioè, i mondiali, gli europei siano importanti nell'atletica, anzi forse anche più importanti, diciamo, però le Olimpiadi insomma... Sì, mh, sì. Cioè, anche partecipare alle Olimpiadi, non credo un segno lo lasci no, no, dentro. Certo, è il sogno di tutti gli sportivi, eh. credo, che, che quando si parla di un sogno uno dice le Olimpiadi. Il bello delle Olimpiadi appunto quello di essere nel villaggio olimpico, è l'essere purtroppo per poco, però comunque in un attimo a contatto con tutto il mondo, con i campioni di tutto il mondo e avere la possibilità di vedere quelli che sono i tuoi idoli nel tuo sport e in altri sport che uno magari si immagina come delle persone chissà come, magari degli extraterrestri che invece mangiano come te e sono come te, hanno le sue potenzialità e quindi questo ti dà anche uno stimolo in più per capire che quello che hanno fatto loro forse puoi farlo anche te, certo uno deve avere i piedi per terra, non è che... Eh, se vinci un campione italiano, puoi immediatamente vincere un'olimpiade, però è uno stimolo perché non hanno niente in più di te. E quindi è proprio il confronto con il grande campione che ti fa capire… Quindi che... ti è capitato di incontrare Bolt? Sì, Bolt l'ho incontrato in un momento più vicino, è stato ai mondiali di Pechino del 2015, che era nel villaggio con noi. E che viene assillato da tutti per una foto, per un autografo, ma è sempre abbastanza disponibile. Quindi una, insomma, ci si può parlare. Ecco. Sì, sì, sì. Il bello in questo caso dell'atletica, poi magari nel villaggio olimpico, anche negli altri sport, è il fatto che durante queste manifestazioni tu sei a contatto con i grandi campioni, cioè non c'è la differenza ehm, che tu, magari sei un semplice partecipante, e quello è un medagliato non puoi incontrarti. Lì può, proprio, può anche capitare di mangiare seduto accanto a Bolt o a un campione del mondo di un'altra specialità. Sì. Quindi c'è cioè, semplicità nei rapporti sì. cordialità. Sentiti una cosa, una curiosità: te sei una donna normalmente un po' l'atletica, ma lo sport in generale si, si ritiene. Che il maschio sia più favorito, più, perché più forte, perché che ne dici è così? Io non ho trovato nessuna difficoltà mh, sotto questo aspetto mai. Eh, posso riscontrare questa cosa nel fatto che nella mia lunga carriera, perché sono comunque 23 anni di attività, eh, la maggior parte dei miei compagni di allenamento siano stati maschi e che per me è stato anche un vantaggio perché magari mi aiutavano anche a tirare delle prove, nel senso eh, sono, ho avuto sempre dei buoni rapporti con loro, non è stata una difficoltà e in realtà praticando atletica non si vede molto questa differenza perché è uno sport dove ci sono entrambi i sessi. E sono sempre cioè, stata trattata allo stesso modo da allenatori maschi da allenatori donne, quindi sinceramente non trovo questa differenza. Anzi, mi viene detto dagli altri che allenare una donna forse è anche eh, non più semplice ma eh, più, eh, più stimolante. Una donna eh, è sempre forse anche troppo presente negli allenamenti. Ci sono dei giorni che ti dà 5, ma. No, cioè da sempre 8. Una... Mentre gli uomini sono capaci di darti 5, mentre ti danno anche 10, cioè sono un po' altalinanti. <ride> ecco, proprio se degli allenatori eh, è difficile dire magari a chi sei stata più legata, no? Con tutti forse ti hanno dato qualcosa, eh, oppure c'è una figura che, a cui ti senti particolarmente legata. Ma io... Reputo e dico a tutti che la mia allenatrice è stata Angela Fè sì. che mi ha seguito per più di 20 anni e quindi devo a lei anche questa lunga carriera perché al giorno d'oggi mi è capitato con l'esperienza di vedere tante persone che magari hanno fatto grossi risultati ma la loro carriera è stata di un anno, due, tre, cinque. Quindi per me questa è, lei è la mia allenatrice se non seconda mamma. Poi sono subentrate altre figure di cui l'ultimo è Alessandro Bracciari che è stato un mio compagno di allenamento per oltre eh, 15 anni e quindi un successore di Angela. Eh, beh, a tutti devo sicuramente qualcosa. Eh, nella vita si cambia nel senso eh, ci sono dei passaggi e l'importante è avere sempre la voglia e lo stimolo di fare qualcosa e qualcosa in più. Poi se questa cosa arriva bene, altrimenti ci abbiamo provato. Senti, eh, detto te, no, questo viene considerato un po' uno sport eh, minore anche rispetto a, ai budget, ai, ai cachet degli atleti di altri sport. E, ma se cioè, è così pensi che sia giusto oppure ci sono tanto presse chiare insomma se ave, i tuoi sacrifici tu l'avessi dedicati in uno sport invece con più eh, richiamo con più pubblicità pronta avresti ottenuto risultati diversi da un punto di vista economico ma economicamente parlando sono sport minori e questo eh, più che a livello personale è generale, dovuto al fatto che la problematica maggiore è che gli allenatori non sono professionisti, di conseguenza fanno gli allenatori per passione e nel dopolavoro. Questo eh, si riflette su noi che siamo atleti, tra virgolette professionisti, e che quindi non abbiamo la disponibilità di persone eh, tutto il giorno per noi, cioè non ti alleni. Per esempio nell'orario meteorologico migliore del giorno ma quando l'allenatore eh, è disponibile. Eh, non so c'è necessità di andare in raduno o non si può andare oppure al, perché l'allenatore eh, mm. lavora. Questo è il riscontro economico maggiore più che personale. Eh, sicuramente in altri sport eh, ci sono altre entrate, ma io ripeto la fortuna di. Fare questo chiamiamolo lavoro, poi è brutto perché se uno pensa al lavoro pensa solo all'aspetto remunerativo, invece eh, prima di tutto è una passione, e, da 11 anni e quindi posso dire che eh, il mio stipendio spesso mi ha servito anche per poter fare eh, questa attività, cioè nel senso pagare il fisioterapista piuttosto che i viaggi per andare alle gare, gli hotel e quant'altro. Si può sempre vedere meglio, però io dico che se non lo avessi avuto forse non l'avrei potuto fare, quindi <ride> accontentiamoci. Quindi cioè, è l'unico modo questo, e questo diciamo, essere stata reclutata nell'esercito per poter fare da professionista no? questa, sì. questa attività, perché altrimenti che mi pare di capire. Non esistono possibile. società civili eh. che ti permettano di dedicarti al 100% allo sport adesso in Italia, prima qualche anno fa sì però adesso solo tramite i gruppi sportivi Mentre militari. Mentre All'estero è possibile? All'estero ci sono, sì, ci sono, non so se sono gruppi statali o comunque sono, la maggior parte degli atleti sono civili, difficilmente sono militari. Senti una domanda, eh, ecco come alle ultime Olimpiadi l'atletica non è riuscita a portare a casa neanche una medaglia, secondo te da che è di peso questo? Ma eh, sarò ripetitiva nel dire che eh, non si investe più nello sport e soprattutto negli sport minori, quindi eh, se non si investe anche rischiando i risultati non si hanno. Poi fare paragoni con eh, 20 anni fa è facile ma è difficile perché uno è vero che paragona le medaglie ma non paragona il fatto che l'atletica leggera è fatta da più di 300 paesi, magari rispetto ad altri sport dove ne partecipano 20, quindi sicuramente c'è più competizione. Ah. Eh, un esempio per tutti può essere l'ex URSS che eh, partecipava con un massimo di tre atleti perché a eh, un'Olimpiade ogni nazione può portare un massimo di tre atleti, adesso si è disgregata e quindi gli atleti si sono moltiplicati. Eh, quindi sicuramente c'è da fare un'analisi perché eh, magari almeno una medaglia poteva essere portata, però il paragone va fatto anche analizzando tutti gli altri aspetti. L'atletica è lo sport dove partecipano la maggior parte dei paesi del mondo sì. e quindi la competizione <ride> è moltiplicata, a maggiore e quindi più difficile anche arrivare. E Adesso nel tuo futuro ti stai preparando per qualche appuntamento in particolare? Quest'anno ci sono i Mondiali di Londra e quindi spero di poter partecipare a quelli. Quindi stai lottando per essere qualificata? Sì, sì, mi sto allenando per essere in squadra. Quindi prima dei Mondiali non fai... Sì, ci sono tante gare, prima gare regionali, campionati italiani, Coppa Europa, eh, che servono a fare il tempo per poi essere... Convocata certo. ai campionati mondiali. Ti senti più aretina o senese? Non lo dico perché sono qua, però io mi sento più aretina. <ride> <ride> sono sincera, sì. Mi è sembrato piaciuto Arezzo, Noi siamo contenti di averti. <ride> <ride> e poi vivendo in provincia non è che si sente ah. molto... Poi cioè, guarda, cominci. ricordiamoci che la zona senese della val di Chiana a parte un tempo faceva parte de, sì, sì. di Arezzo e poi è veramente legata ad Arezzo. Sì, sì. Io credo che dalle tue zone chi la domenica vuole fare un, un giro nel capoluogo viene a Arezzo. Sì, sì, è vero, è vero. Bene, io non ringrazio tanto Chiara Bazzoni di essere stata qui con noi. Ringrazio voi, grazie per aver fatto, fatto dire questa la mia esperienza di vita. Allora, intanto in bocca al lupo per tutti beh, i tuoi beh. prossimi successi e ti ringrazio, grazie a tutti e, e alla, prossima alla prossima puntata.